Sei venuto a Milano a registrare il tuo disco, perché? Perché amo l'atmosfera, è un posto stupendo. L'Italia o Milano? Non ho visto tutta l'Italia, ho visto solo il nord. Sono stato a Milano, Sanremo, Venezia, ma non sono mai stato a Napoli e in nessun luogo del sud. Hai vissuto qui per 3 mesi e mezzo? Sì, perché abbiamo registrato per 3 mesi e mezzo. Siamo stati 2 mesi a Carimata, nel castello. Poi, per l'ultimo mese, siamo venuti a Milano per fare i missaggi finali. Milano to do the final mixing. Cosa provi a vivere in Italia? It was really nice, it's very warm. Molto bello, è caldo. La gente è molto calorosa. E l'atmosfera in genere è molto, molto bella, molto simpatica, rilassante. Ci sono molte persone che ti riconoscono. Sì, ma sono calmi, tranquilli. Come? Chi è questo mandarino? Questo? Mandarino, chi è? Elvis Presley. Elvis Presley. Ah, ma non è morto Elvis Presley. Come non è morto? Ma lei gliel'hanno detto, ma lei sta a credere a quello che scrivono sui giornali? No, non è morto Elvis Presley. Ho capito, è vivo, è lui. Sì, è vivo, è lui. It's now or never. This is the one, yeah? Yeah, sing it. No. È il figlio? È il figlio? No, non è il figlio, è Elvis Presley lui. For the money? Yeah, no, sto scherzando. Sing your best. I said one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on, yeah? Elvis o non Elvis? Sì, sarebbe il nuovo Elvis Presley. Il nuovo. Non è il nuovo Elvis Presley, è Elvis Presley! Tra l'altro, prima tu in studio hai voluto fare una foto con la gigantografia di Elvis Presley sotto braccio, perché? Mi è sempre piaciuto Elvis Presley ed è stato divertente. Mi piacevano le prime cose che faceva, Heartbreak Hotel, e la sua musica degli anni 50 e 60. Non credi che Elvis Presley sia stato rovinato dal suo manager? Non tanto dal manager quanto dalla sua popolarità. Essere così famosi è troppo difficile. Perché? Nel senso che non puoi andare da nessuna parte senza essere riconosciuto? Sì, puoi diventare un prigioniero. Prigioniero della tua figura pubblica? Sì, è molto difficile. Camminiamo un po'? Sì, vuoi camminare? Noi ce ne andiamo. Vuole salutare Elvis Presley? Ciao. Lei era un fan di Elvis? No. Ciao. Stai bene. Ciao. Okay. Grazie, Paul. Spero di vederti presto dal vivo in Italia. Quando verrai? We come to Italy. Dovremmo venire in Italia intorno ad aprile o maggio e faremo 5 o 6 concerti. Sì, perché secondo me tu dal vivo rendi moltissimo. Oggi tutti sono capaci di fare dischi in studio, però tu hai una voce meravigliosa e quindi lo spettacolo dal vivo è la tua vera dimensione. Sì, ho sempre molta voglia di cantare dal vivo. Come mai fai sempre i tuoi video in situazioni dal vivo e non racconti mai delle storie? No, perché le storie, i racconti, non sono importanti. È la canzone che deve raccontare sempre la storia. Sì, usi di più la fantasia ascoltando solo la musica. Ciao. Ci vediamo la prossima volta. Ciao Paul. Come c'ho Paul? Fammi fare un autografo da lui. No? Voglio un autografo. Io voglio un autografo. E beh, vallo a far fare. Io ne voglio uno. Stop and we fly. Oh, no.
domani voi andate a scuola, cosa dite? Non ci crederete, ma... E loro sì, come no. Ma io però adesso sto tremando, poi domani mattina non lo so. Domani riescono a parlare insieme a lui. Perché non l'hai permesso? Sono riuscita ad averlo solo perché gliel'ho messo sotto. Vabbè, ma me. Se tu vedi una di queste star che ci vai assieme, nel senso che ci parli assieme, cosa gli vorresti chiedere? Ma no, di tutto. Cosa di tutto? Perché poi delle volte io porto qualcuno davanti e però non so più cosa che dice, è bello, sei bello e basta. No, non è solo bello, perché è anche bravo. Una io un cantante lo valuto prima per la bravura, poi se è anche bello meglio ancora.